Sta arrivando Salvini. È popolare qui in Matera? Abbastanza popolare, sì, sì, sì. Il governatore dice: peccato che oggi stia piovendo. Io da ministro dei trasporti sono anche coordinatore della cabina di regia contro la siccità. Un po' di acqua, se il buon Dio ce la manda giù, male non fa. In questa regione puoi usare l'immaginazione, un capitale culturale oltre Matera 19. La guerra, il papà, la mamma, il Natale e la Pasqua. È veramente il mondo al contrario. E cito non a caso il libro di un generale che ha portato alto l'onore dell'Italia nel mondo. La Lega è stata e sarà forza di governo in Basilicata per i prossimi 5 anni. Per la foto di gruppo, modello vacanze. Poi ci sono le elezioni europee. Ecco Salvini, però, unitissimi in Basilicata, ma un po' meno a queste europee. C'è stato un po' uno scambio a distanza tra lei e Giorgia Meloni. Da sempre, come centrodestra in Europa, siamo su posizioni diverse. Qualcuno ha votato questa commissione, ha votato la von der Leyen, ha sostenuto la commissione. Per me è sciagurata, quindi evidentemente non posso sostenere chi ha fatto questi danni e quindi con totale trasparenza la Lega dice che noi non potremo mai sostenere un governo con i socialisti, con Macron, con la sinistra e invito il centrodestra a essere unito. Certo, se qualcuno dice non vogliamo la Le Pen, non vogliamo gli austriaci, non vogliamo i tedeschi, non vogliamo gli alleati di Salvini e preferiamo la sinistra, no, chi sceglie la Lega alle elezioni europee sceglie che non ci alleremo mai a sinistra. Ma Salvini, c'è anche chi dice che lei parla in maniera più netta di von der Leyen che non di Putin, per esempio. Chi qui è alleato in Basilicata, in Italia le chiede la sfiducia. Il problema è loro, eh? Il problema è loro. Quindi chiedete a sinistra se Salvini è brutto, cattivo, antipatico, incapace a Roma e a Bruxelles, per loro diventa un alleato a Matera e a Potenza.